Piscatora catova di tomara e storia antica, parla me. Un'opera nuova. Che titolo? Ascolta. E io vorrei solo dare un cenno di queste parole che dedica Walter Mempolo all'opera. E dice: è un'opera che non è suscettibile di lettura nel senso convenzionale, è un'opera che si ascolta. L'ascolto non comporta la condivisione o meno di un pensiero, ma evoca nella totalità del proprio io emozioni, sensazioni, ricordi, attese, speranze di ciascuno, il patrimonio di idee, sentimenti ed esperienze unico, personale, irriproducibile e incomunicabile. I crediti tra i segmenti mimano i movimenti delle onde d'acqua e producono un suono favore a seconda della forza. Quel suono non è motivo di espressione visiva o tattile, in quanto stimola la percezione uditiva, diversa dal primo individuo, una percezione che nella diversità di ogni uomo identifica il patrimonio intimo e impenetrabile della mente e dell'anima, ed ecco che il moto dell'acqua parla scuotendo i nostri pensieri, riportandoci al vissuto e al vivibile ancora. Bene, quale molla è scattata nella mente di Luigi Grossi? Quali pensieri l'hanno stimolata? Io non ho risposte, ma dubito che anche Luigi non ne avrebbe. L'ascolto dello sciabolio, del fragore delle onde, non offre risposte, ma pone domande che alimentano e sorreggono la speranza del vivere e ci indicano il movimento perenne della materia. Beh, è un tempo in cui si resta molto in silenzio, pure perché abbiamo davanti alla bocca qualcosa che ci rende difficile il colloquio, perché noi siamo sempre disposti a parlare all'altro anche sorridendo, restando seri, parlando anche con gli occhi. L'ascolto è fatto anche di segni, ma quello che più oggi ci piace, perché ci piace, è l'opera che è alle mie spalle. Il titolo si sa sempre e si dà all'opera per dare un indirizzo di lettura, ma avreste mai pensato? Si chiama Ascolta. Il mare si vede, è un infinito, il mare si sente, quindi si ascolta. È un privilegio in questo momento, quando poche sono le parole, pochi sono i movimenti delle labbra che mettono parole, ma di fronte al mare l'ascolto c'è sempre, l'ascolto con gli occhi, con i sentimenti, con il gusto della vista verso la luce infinita. Il mare è il nostro liquido vitale, da dove veniamo, è la nostra vita thalassa dei greci che bagnava Gea, la terra che tutto produce, e che poi nel Mediterraneo, nostro mare, per i francesi non è il mare, ma la mer, cioè la madre anche, assonanza con la madre, la mer, scritto in un altro modo, ma è la mer, quindi è una madre come la terra, perché è vero, dal mar viene tutto. È un linguaggio che ci accomuna ed è un'estensione dello sguardo e dell'ascolto. Il mare tace quando è molto calmo, però fruscia leggermente a riva. Il mare è sonoro perché comincia nel suo movimento dell'onda ad agitarsi,
a sussultare, fino ad urlare nelle grandi onde, le grandi tragedie marine. Abbiamo quadri per il Settecento, soprattutto ce ne ha dati molti, Hackett e altri, che hanno immaginato queste tempeste anche sulle coste napoletane di Posillipo, e questo mare tumultuoso è tutta la vita, è un simbolo vitale. E poi io penso che Ascolta dia l'immagine giusta, perché se avessi detto il mare scuro, il mare chiaro, il mare rosso quando si tinge di rosso, quando il sole tramonta, ma l'azzurro, l'infinito, il colore che è simbolo anche dell'azzurro, che il nostro artista ha voluto dare. Ed è anche l'invito ad andare, sempre, l'Ulisse perpetuo, che non finisce mai, e la conoscenza è quello che ci dà l'avvio al moto del cuore, dell'immaginario, che mai finisce, niente è fermo. E come anche dice Masullo, non l'essere sta, è tutto in movimento, in moto, è solo il nulla. E quindi, come apprezzare ancora di più matericamente quest'opera che sfugge a qualsiasi dimensione. Se noi la vediamo in un momento fotografico, diciamo, in un'immagine ferma, potremmo pensare che sia piatta, che sia un'opera fatta di sfumature, che sia piccola. Ma voi la vedete anche in questa dimensione, ecco, è grandissima, oltre 3 metri di lunghezza e più di 1 metro di altezza. Un'opera che non è una tela, ed è molto di più, perché rimbalza. È un'opera che è un alto rilievo. Questo mare immaginario che ci viene incontro, che non è in fondo sotto i nostri piedi o davanti a noi, ci viene incontro in senso verticale, ed è anche un'altra dimensione. Ascolta, perché io quest'onda l'ascolto nei colori, l'ascolto nella poesia, l'ascolto in una dimensione esistenziale, e se sto zitta sono in ascolto dell'onda, perché sembra che fluisce. Io vorrei ora vicino a me l'artista, perché grazie. Io l'ho vista nascere quest'opera, dal bianco al riccio, a questa possibilità proprio di creare. Perché? Come è nata questa immagine? È nata, diciamo così, sempre un po' di fantasia. Liberiamoci. Ci siamo liberati un po'. Nulla, ho pensato, diciamo così, a quest'opera collegandola anche, diciamo così, a un fatto di oggi, quello che ci sta accadendo. Ho pensato al famoso diluvio universale. Allora Noè, che salvò la famiglia, che gli animali, ci portò, diciamo così, in un campo diverso da quel giudizio universale. E ho pensato di realizzare quest'opera dedicandolo, diciamo così, alla pandemia. Questo è il risultato di quest'opera. Sottraendo a Noè e sottogliendo, diciamo, all'arca, ho salvato il mare del giudizio universale. Quest'onda che praticamente ci arriva a oggi, in questo momento, è in progress l'onda, che non muore mai, ci dà sempre la speranza di riprenderci per una nuova umanità e significato. Allora l'ho voluto proprio rendere maestosa quest'onda, materializzandola, diciamo così, toccandola, vedendola, voluminosa, sì. Tutta la parte della lavorazione. Questo non è un dipinto, questo, diciamo, è un dipinto scultoreo, è un bassorilievo, voglio dire, con dei volumi. È un alto rilievo, più che un basso rilievo. Un alto rilievo, scusa. E poi praticamente c'è stato, diciamo così, il movimento, creare questo movimento, il colore, dare la possibilità dell'onda che si muove. Questo è il significato. Che senza spume.
senza spume, è solo azzurro, è infinito sempre, perché la spuma avrebbe dettato un rigo, un margine, una fine, un limite, invece questo è un affondo, quindi anche se ci viene incontro, però anche in questo venirci incontro è un infinito incontro, è un abbraccio infinito, in fondo noi nasciamo dal liquido, dal mare, anche la nostra terra, la Ghea, è così. Così. Questo è, e si unisce anche a un simbolo del Natale, perché queste opere che Luigi, parliamone un attimo, ha ridipinto su immagini che conosciamo, perché questa è l'ultima cena, e prelude alla Pasqua, ma quando? Perché Gesù sulla terra viene per salvare il mondo dal peccato originale, siamo sempre lì. Torniamo all'origine, e quando? Il problema della grazia, che è appunto quella che attraverso il battesimo si diventa puri, eccetera. Quando si rileva il problema della grazia? Quando l'uomo è graziato? Quando lui viene crocifisso sulla croce, muore e si sacrifica per noi. Quindi l'ultima cena è il simbolo di qualcosa che invece nasce quando l'angelo Gabriele annuncia alla Madonna che sarà madre di Dio. Madre di Dio, madre del figlio, figlio, figlia lei del figlio che è figlio del padre, ed è questa rotazione che sembra un rullo, anche qui ci sono delle onde, anche qui, e quindi riportiamoci anche a quello che più umanamente noi guardiamo, che è il mare, che comunque ci attrae come un Dio non minore, ma un Dio maggiore, perché noi non sappiamo mai il limite del mare qual è. L'uomo ha scritto pagine sui limiti, sull'infinito, proprio del mare, sulle colonne d'Ercole, sull'andare oltre. E questo andare oltre verso il mare, che ci fa andare oltre verso il cielo, che unisce cielo e terra e che unisce tutti i misteri della vita, che noi identifichiamo con la nostra religione, cioè anche altre identificano, è sempre il mistero della vita ed è rappresentato così sonoramente che noi vogliamo ascoltare. E grazie.